Inutile dirlo, tutto ciò gasa parecchio e sicuramente saranno gli ingredienti per una partita alquanto vincente da vedere, anche se le due squadre hanno due categorie di differenza. Io credo che Treviso sarà molto motivata da questa partita, soprattutto per il forte nucleo italiano che caratterizza la squadra di coach Pilastrini. Tutto pronto per la palla 2. Leggiamo i due quintetti, tanto sentite anche sottofondo i cori dei tifosi di Treviso presenti qui in massa, un po' meno quelli della Reyer, ma stanno pian pianino arrivando. Maglia bianca scritta in blu per la De Longhi Treviso che gioca il primo possesso di questa partita in campo numero 10 Fabi, 13 Fantinelli, 15 Rinaldi, 14 Marshawn Powell, 7 Williams, Treviso e Scuote Venezia, maglia classica oro granata, risponde il numero 9 Moore, 4 Peric, 10 Ruzziar, 22 Vigiano, 44 Dulkis, subito tripla di Williams, 3-0 il punteggio per Treviso. Risponde Peric, tiro per noi da 2 nel tabellone luminoso. Treviso è nella sezione ospiti, mentre la Reyer è squadra di casa. Powell pensa il tiro. Fabi, detto fucile della Pampa, in entrata, tiro volante con il mancino di sinistro, canestro del 5-2, Moore per Vigiano, 14 punti ieri se non sbaglio nella semifinale persa contro la Lokomotiv Krušnodar che giocherà la finalissima del torneo alle 20:30 contro la Sidiga Savellino. Non va la tripla da lontananza siderale di Dulkis a rimbalzo, fa la voce grossa Peric, più che altro non fa, taglia fuori come Dio comanda Powell. Peric recupera il pallone, porta a casa il fallo, avrà due tiri liberi. I controlli dell'incontro sono per Venezia Charlie Recalcati, per Treviso Stefano Pilastrini, due grandi allenatori del basket italiano. Peric sbaglia il primo free throw, assegno il secondo, 3-5 punteggio. Fantinelli, doppio blocco alto, Rinaldi Moore, alla fine scegliato di Moore, non è un blocco ma un appoggio. Williams, cambio difensivo su due Ruzier, ribaltamento con Fantinelli, siete soliti per andare il tiro, pick and roll con un angolo strano con Powell. Si va in angolo per Rinaldi che deve tirare, il tiro è lungo, nessuno toglie fuori Fabi, extra possesso per Treviso, Williams subito in palla, segna un'altra tripla, sesto punto personale, 8-3 per Treviso dopo 2 minuti abbondanti quasi di primo quarto. Palla persa per la Reyer, fa sentire il tifo trevigiano. Fantinelli supera metà campo difensiva, Powell si alza, serve Fabi in angolo che ha spazio, Parigi non lo marca benissimo, triplone di Fabi, però male qui la Reyer Venezia in fase difensiva. Fabi ha fatto quello che voleva, Parigi non ha né marcato in anticipo, gli ha lasciato spazio in modo inspiegabile per il tiro, tutto facile per il fucile della Pampa, 3-11. Non è partita benissimo la Reyer, che in difesa ha concesso tre triple a Treviso, 9 punti su 11, vengono da lunga distanza, 2 di Williams e una di Fabi. Quinto punto anche per Fabi, 6 invece per Williams, Ruzziar in angolo per Vigiano, Dulkis, tiro lungo. Powell ancora non fa taglia fuori, si fida solamente delle sue lunghe leve, sta per combinare un pasticciaccio, può ripartire Williams, stordito Ruzziare questi primi minuti di Williams, ancora il playmaker di Wake Forest,
ottavo punto per lui, 3-13, 10 punti da due squadre. Vigiano mette a posto i piedi, spara la tripla, primo ferro, Rinaldi invece fa bene, taglia fuori, controlla in due tempi, serve Williams, sta facendo un partitone, Ruzier si è stordito sulla della verde dell'americano, servito Rinaldi, skipper Fabi in angolo, Vigiano sotto lo marca meglio, poi arriva a Williams che la mette, ma il tiro arriva dopo il fischio perché la palla era uscita, rimessa di palla, il pericolo scappato, però Charlie Ricalcati chiama un time out sacrosanto. Più contento Pilastrini e soprattutto contenti i tifosi di Treviso giunti qui a Carle. I 13 punti di Treviso, 8 di Williams, 5 di Fabi, nei 3 punti della Reyer, sono tutti e 3 di Peric. Finito il time out. Non ci sono cambi, non ne vedo per Treviso. 6-5 anche per la Reyer che deve fare a meno di Phil Goss. Arriverà lunedì invece il nuovo americano Julian Stone. Anche Phil Goss inizierà ad allenarsi lunedì con la squadra. Lulkis passa la metà campo difensiva, serve in angolo Moore. Moore flotta, si gira la Kevin Garnett, il tiro è corto, a rimbalzo Williams, la pentola ai coperchi, a partire subito l'azione offensiva, la squadra trevigiana, consegnato per Fantinelli che ha problemi di recizione, Luzia si impegna di fare su lui, con lui, pick and roll di Powell. Esce troppo forte in body check, ovvero aiuto recupero, Peric, fallo il suo, messo di per Treviso che ha 14 secondi per andare il tiro, 6 minuti e 09 alla fine del primo quarto, 3-13 per lo dei longhi Treviso, Fantinelli, Piccarol con Rinaldi, dietro la schiena Fantinelli per Rinaldi che si avventura fino in fondo, c'era il fallo di Moore, gli arbitri non lo ravvedono, arriva però il canestro di Rinaldi, sono i suoi primi due punti. Più 12 per la De Longhi e non si vedono, no, le due categorie, anzi. Dulkis ignora Moore, attacco perimetrale di Venezia con Vigiano, poi penetra, trova un pertugio buono, per due punti, per due punti a Sciabellino, da tanto Ruzia recupera il pallone, serve Moore, altro errore, ma arriva Dulkis in tappin volante con la mezza schiacciata. Parziale di 4-0 Venezia, 7-15 per la De Longhi. Fantinelli, Rinaldi, blocco tandem per Fabi che però non sfrutta benissimo due blocchi, passa da un chilometro al bloccante, facendo ciò il difensore rimane attaccato, la palla per arriva a Rinaldi, porta a casa il fallo, due liberi per Rinaldi. Powell con Fabula, con Pilastrini, più tranquillo in panchina Recalcati, stappando con il suo assistente Walter De Raffaele, sbaglia il primo tiro libero Rinaldi, Zalosso 2 con il numero 15 della De Longhi. Fabio recupera il pallone, 2 contro 3, Lulkis lo ferma, Toria, questo è un buon fallo, però come sarà messa l'azione, sono 2 maglie bianche contro traiettoria della Reyer, si poteva anche evitare questo fallo. Fantinelli, bella palla di Rinaldi per Williams, extra pass per Fabi, tirò 2 punti,
Bello jump di Fabi, settimo punto per Fucile delle Pampa. Moore, altra parte, altro errore, rimbalzo di Fabi, lei sa tornare in difesa. Fantinelli, 4 contro 3, ottima lettura, bella palla per Williams che si alza, undicesimo punto per Williams, 7 a 20 per Treviso. Primo cambio per la Reyer, pronto sul cubo dei cambi, Thomas Ress, pronto un cambio anche per Treviso, pronto Jacopo Vedovato. Esce Rinaldi, entra Vedovato. Uscito Peric per la Rey, invece è entrato Thomas Alexis, capitano di Siena. Consetto per Ruzziar, slalomeggia Michele, trova lo spazio. Vengono qui, problema che la sbarco in Normandia. 9 a 20, bel canestro di Michele. 4 minuti sul cronometro, fine primo quarto. Vedovato lontano dal canestro, Powell. Ribaltamento difficoltoso, allora si va da Williams, gioco a due per i due americani. Fantinelli pesca Vedovato, Mares lo riporta sulla terra questa stoppata, e Dulkis con una tripla che sta per rimettere in ritmo la Reyer, non trova il canestro, trova il fallo su Fabi che stoppone poi Thomas Ress. Entra Ceron ed esce Dulkis per la Reyer Venezia, con il numero 33 Ceron, giocatore cresciuto nel giovedì della Reyer, con esperienza Recanati, e non ha giocato proprio benissimo. Occasione d'oro per il giovane Veneto, marca Fantinelli. Ruzziara sta a portare a casa il recupero. Quello è l'ultimo tocco di Williams, mentre in arancio, anzi nero arancio, sono di parlare avverso. Rimessa quindi per Treviso, che ha 15 secondi per andare il tiro, davanti di 11 punti, 9 a 20. Fabi, doppia uscita per Williams, è il lato di Vedovato, si muove un po' troppo, fallo in attacco, questo è un po' un fischio però, che va a punire la giovane età di Vedovato, perché sia Powell sia Moore si arrestano, sono blocchi molto più granitici. Viggiano, Ruzziaro, fallo di Vedovato, povero che è massacrato dai tre in arancio, due falli per lui. Pirastini un po' lo difende con gli abiti, time out chiamato dalla panchina di Treviso. Esce Moore intanto ed entra, come annunciato, anzi no, non l'ho detto, Big Ben Ortner. Cambia assetto quindi la Reyer Venezia, che ha iniziato il match con Moore da 5 e Peric da 4. Non c'è nessun time out, allora del tavolo, le squadre rientrano in campo. Dicevo, Venezia ha iniziato la partita con Moore da 5, Peric da 4, un quintetto alquanto da corsa, che non ha proprio fatto benissimo, che era sotto anche i 13 punti la Reyer. Suo cambio assetto, doppio lungo, c'è di Recalcati. Uno su due per la Reyer Venezia, sotto i 10 punti. Fantinelli alza un lob pregevole, 10 a 22 per Treviso, 2.50 sul cronometro. Ruzziar, Powell si impegna bene, minuto recupero, però si perde poi Res, servito puntualmente da Ruzziar. Powell, Fantinelli, Vedovato rischia terzo fallo, poi arriva Williams, qua sì c'era il blocco in movimento di Vedovato. Fantinelli gioca due con Powell, però abbassa la testa, non lo vede, alla fine cerca una palla impossibile per Vedovato, palla persa.
protesta un po' Fantinelli, ma poco a protestare. Riesce a penetrare Pinton, giocatore cresciuto nel Bears Mestre, quindi sentirà particolarmente questa sfida. Charon attacca il fondo, perde la maniglia. Pinton mancato da Charon. Fabi, ancora Fabi subito da Williams, spara il fucigliere, tiro errato, Ressi dimentica Powell, passaggio a livello poi di Ressi, e due tiri liberi per Powell. Ripeto, due bei americani pescati da Treviso. Cambio per la Reyer. Esce Viggiano, è entrato il numero 11. Non ce l'ho nella lista che mi ha mandato l'organizzatore. Volpin, sì, no, ricordo Volpin, arriva il 12. Powell ancora da lunetta. 0 su 2, però cattura rimbalzo offensivo, brutto errore qui del terzetto giovane della Reyer, Ruzier, Charon e Volpin sconcentratissimo, nessuno doveva tagliare fuori Powell, qui sbaglia la schiacciata Powell, però brutto segnale di giovane della Reyer, qua bisogna difendere duro. Ruzier gioca 2 con Ress, un pick and pop, Ress a spazio. Bene per Powell che il tiro di Ress è lungo, può ripartire Treviso, pericolo scampato sopra di 9 lunghezze, 13 a 22, siamo quasi nell'ultimo minuto del primo quarto. Williams, qui pro quo con Vedovato, vuoi però nel Volpin, cioè a te, no? No, Volpin, ma Pinton, lo sporpensiero. Williams forza un po', il bacio di Ress, Ruzier, Williams va per le terre, Ruzier ha spazio, lo punisce subito e tiro da 2. Mi da dire, sono un po' di parte perché Michele lo conosco bene cestisticamente parlando, però mi da dire Ruzier è una delle note più liete di Venezia in questi due giorni. Entra Veggiano, esce Ress, esce Powell, entra Rinaldi, abbassa un po' il quintetto la Reyer, esce anche Williams, siete in campo Fantinelli, c'è in campo anche Negri che avrà due tiri liberi per Treviso. Facciamo così, ordine con i quintetti, questi ultimi 27 secondi, la Reyer con numero 16 Negri, 8 Pinton, 15 Rinaldi, 13 Fantinelli, 20 Vedovato, la Reyer risponde con l'11 Volpin, 10 Ruzziar, 33 Charon, 22 Viggiano, 16 Ortner, 2 su 2 di Negri, poi sai tutto campo di Treviso, 3-1-1, in qualche modo Reyer sopra metà campo difensiva, vediamo com'è rientrata Treviso, 3-2 se non sbaglio, no 2-3, perché Negri si abbassa in angolo a seguire Volpin. Brutta palla di Ruzier per Charon. Fantinelli. Finisce così il primo quarto, Treviso che non riesce a trovare l'ultimo tiro, 15 a 24, sì, però c'è un fallo, fallo di Viggiano su Negri, non l'avevo visto, quindi si chiude il quarto, questi due tiri liberi di Negri, sacca il primo, l'ex Virtus Bologna, sacca anche il secondo, 2 su 2 per Negri.
Finisce così il primo quarto, 15 Rayo Venezia, 26 Treviso. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Sono andati anche i tabellini di fine primo quarto. Prima pausa li leggiamo. La leggiamo io adesso. Nei 18 della Reyer,
3 di Peric, 4 di Ruzziar con 7 valutazione, 3 di Res, 3 di Giavvigiano, 2 di Davidas Dulkis. Per Treviso 11 di Coron Williams, 7 di Agustin Fabi con 3 rimbalzi, 4 di Fantinelli, 2 di Rinaldi, 2 di Negri. Rimbalzo 11 a 4 per Treviso, che guida anche a valutazione. 34 a 20, tira Maluccio Araia da 3, 1 su 6. Tutto canestro di Dulkis, tira meglio Treviso da 3, 4 su 6, 67%. Rinaldi. Ortner, quello di Cefarelli in fase di ricezione, protesta anche Cefarelli, insomma è fallo da sacrosanto. Cercato la palla una volta che Ortner aveva già arpionata. Peric, Volpin, stop quasi calcistico di petto, porta avanti la palla. Protesta anche in panchina Phil Goss. Non sembra assoluto tenerci il capitano di Roma. Fantinelli, lui che si mette pressione, Fantinelli scarico per Rinaldi, però non è in ritmo, prende su un tiro corto una volta in quella posizione, farà la palla però per Pinton, si fa trovare prontissimo. Rapido di mani e di cervello Pinton, ex Dinamo Sassari, cresciuto nei Bears Mestre. Peric per Dulkis, ma Pinton però in ritardo, cala la mannaia. Ma gli arbitri stava mettendo particolarmente in difficoltà gli arbitri, perché più che altro penso siano a dubbio d'allenamento, i dubbi devono arrivare, lo spero per Treviso, non me ne vogliono mazzolare i soci, lo fatto sta non hanno il numero davanti degli abiti, in questo caso tocchi della Pinton, ma che numero hai? Comunque grande dispiegamento di polizia presenti tra carabinieri, poliziotti, Digos, era previsto la fine, era previsto tantissimi tifosi di Venezia e di Treviso, alla fine siamo messo più forze dell'ordine che ultra veri e propri. Cioè, sono anche io stesso assediato ai lati. 22 a 30 nel punteggio in favore della De Leon di Treviso, 6 e 15 sul cronometro. Big Ben Ortner si gira col suo semigancetto di sinistro, era in ritmo, tiro non va, Ruzziar finta di sopracciglio, Ortner skip per Vigiano, lui che sa spazio per tiro, non se la sente di prenderlo, 8 se ne prende il tiro, Rinaldi esce e aiuta, recupera con un po' troppo di savoir-faire, fallo sacrosanto e rimessa per la Raire, secondo fallo di Rinaldi, quarto fallo di squadra di Treviso che raggiunge quindi il bonus. Rimessa per la Raire, pronto Cameron Moore, Ortner, Dulkis in allontanamento, bella esecuzione ma non efficace, altro errore da Dulkis, non sta facendo proprio la gran partita. Fantinelli, 30 che attacca, 22 che difende, 5-44 sul cronometro. Negri, ottimo il suo impatto. Cefarelli, così così. Parte da Raier 3 contro 3, arrivano in difesa Negri e Rinaldi. Vigiano quindi si mette in proprio. Time out per Treviso. Avanti di 8 punti, anche ieri è partita molto bene Treviso contro Avellino, salvo poi concedere più di qualcosa nel secondo tempo. Ho faticato ieri gli esterni
di Treviso nel secondo tempo contro Avellino, che secondo me ha esterni di assoluto livello, quali sono Diata Gaines, Adrian Banks, Anga, questo giovane ungherese, anzi segnate questo nome perché secondo me Anga sarà una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Junior Kudogan, hanno messo in difficoltà i vari Pinton, Fabi e Fantinelli, che stanno giocando invece bene contro gli esterni della Reyer. Williams poi è partito da paura, 11 punti nei primi 10 minuti con 3 triple. Squadra in campo. Non vedo cambi per Treviso, non vedo cambi neanche per la Reyer. Due tripli per Jeff Vigiano. Sacca il primo, il buon Jeff. Secondo non va, Peric, manaccia, Moore, scando qualcosa, palla Dulkis, altro errore, c'è Farelli, si addormenta, Peric prende l'imbalzo in testa, non bene qui c'è Farelli, Moore, contro Fantinelli che lo contiene bene, però Moore sfrutta la maggiore altezza. Farelli, Negri, pronto su cubo il cambi, Augustin Fabi, Negri, cerca Rogni, invece trova Rinaldi che sfida il tentacolo di Demur. 25-34 in fuori di Longhi Treviso, 4-38 sul cronometro, Mur non si intende con Peric. Scusate, 25-32. Esce Cefarelli che non ha lasciato il segno, esce anche Pinton, rientrano Williams e Fabi. Pronto anche Thomas Reis per Venezia. Rinaldi pesca bene Negri, Dulkis però capisce tutto, ci mette la mano. Cioè di Venezia volevano l'ultimo tocco di una maglia bianca, abiti del parere contrario. Esce Peric, entra Res. Rinaldi. Fantinelli non si accorge, schede 24, voleva un fantomatico fallo che non arriva. Palla la Reyer. Russier. Grazie a Moore per pick and roll. Russier vede bene Moore che come ieri ha il viziaccio di fare il pick and roll, tagliare bene in modo, facendo una bella linea retta dentro l'area dei 3 secondi, però non guarda mai il compagno, gli sta a privare un'altra palla in schiena. Due tiri però per Moore. Due su due per Moore, 27-32 in favore di Treviso. Fantinelli, pesca Negri, ha fatto una partita di qualità fino a questo momento in angolo. Arriva Williams a rimorchio che sta nell'attacco trevigiano, 8 su di prendere il tiro, questa zona
della Rey, Rinaldi prende un buon tiro, Rey se la smanaccia e la fa uscire, tutto in modo comunque regolare. Moore pescato da Dukis, galleggia in aria Moore, altro tiro errato, sfortunato qui americano della Reyer, sempre 27-32 punteggio in favore della squadra di coach Pilastrini. 190 secondi alla fine del secondo quarto, Rinaldi rolla sul piede perno, la palla però non è delle migliori, ora Vigiano si vuole contro il piede, 2 contro 2, arriva Ressa, rimorchio, mette giù benissimo la palla, grandissimo controllo di braccia e gambe, molto coordinato Ressa, l'ha mostrato anche in questo frangente. 29-32, sono un po' spenta adesso la De Longhi, più caldo tolto il bando della matassa, la Reyer sputta in fase difensiva. Negri, Luziano si impegna in marcatura su di lui, c'è un po' di tutto. C'è stato un rumore del sistema audio che mi ha distratto Negri. Fatto sta comunque, si è raggiunto lo scadere di 24. Esce Rinaldi, rientra Paoli per Treviso. Esce Vigiano, rientra Ceron per la Reyer. Ceron, onestamente, non è che lo voglio bastonare continuamente, però un giocatore che l'ho visto parecchie volte a livello giovanile. Avevo puntato le Mifish su di lui, quindi vorrei vederlo esplodere. Perché secondo me è un giocatore di talento, un gran realizzatore. Alla fine vedo un po' intimidito, però gioca contro gente contro cui ha già giocato, perché ha già giocato in questa categoria, che era 2 silver, facendo anche bene, quindi forse deve togliersi qualche imbarazzo. Non c'è niente di più brutto di vedere un realizzatore timido. 31-32, Marshawn Powell però muove il cronometro, se ne è chiesto il più 3, 31-34, più che cronometro, bazzanata colossale, muove il tabellone del punteggio, il cronometro si muove chiaramente da solo. Fate amici da casa, cambio di stagione mi sta turbando. Pronto di nuovo Rinaldi sul cubo dei cambi, vediamo il posto di chi entrerà, il posto di Negri, quindi alza il quintetto per questi ultimi 90 secondi coach Pilastrini di secondo periodo. Il doppio blocco, il doppio lungo, Rinaldi Powell, si apre Res, consegnato con Ruzier, Michele bravissimo va a trovare il pertugio giusto e a saccare i 2 punti del meno 1, 33-34. Fantinelli, Williams, fece individuali di Venezia. Fantinelli, bella palla per Rinaldi, poi danza sul perno, forse metterà il canestro qui il numero 15 di Treviso. Luzier, ultimo minuto di secondo periodo, piccheroi con Moore, Michele lo pesca bene e Moore qui con la Bibane testa la resistenza del basamento del canestro, che schiacciata di CM Cameron Moore, rampa anche di Luzier, primo vantaggio di Venezia 35-34. Fantinelli, Fabi per Rinaldi, Powell, Fabi, insomma era fallo su Fabi, attacco che non va a buon fine. Ruzier, Dukis a scadere del secondo quarto trova i primi 2 punti della sua partita e il massimo vantaggio della Reyer, 37-34. Piccolo break, poi insieme con le interviste la show dello sport di Carle, poi nuovamente insieme per il secondo tempo di Reyer Venezia De Longhi Treviso. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. In
meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub. Per non farsi mancare nulla. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. FVG Sport Channel di Raya Venezia, De Longhi Treviso, finale terzo quarto posto dell'ottavo trofeo internazionale città di Caorle. Dopo 10 minuti di avvio shock, Raya Venezia sotto anche i 13 punti, ha dato il bando della matassa, ora è più 3, 37-34 il punteggio per la banda di Charlie Recalcati. Quintetti in campo, Treviso al primo posto su questo terzo periodo, in campo il 13 Fantinelli, 15 Rinaldi, 10 Fabi, 14 Powell, 7 Williams, proprio qui Rinaldi danza bene sul palo, poi viene stoppato da Moore, insieme a lui nel quintetto di Venezia, 44 Dulkis, 10 Ruzier, 22 Vigiano, 14 Thomas Ress. Abiti dell'incontro, signor Biggi, Sandella e Benis. Non va attacco di Treviso, scade di 24, Dulkis già nella metà campo difensiva trevigiana, il suo tiro però è stoppato da Powell, scampato pericolo per Treviso che può quindi ripartire. Rinaldi. Williams, ora Rinaldi dalla media distanza, tiro è lungo. Svita la lampadina Vigiano, Ruzier arco estrarre l'attacco della Reyer, pick and roll con Ressi, un pick and pop, Ruzier trova lo spiraglio, porta a casa il fallo, questo non è buono, fallo di Powell,
secondo fallo per l'ex Arkansas University. In realtà hanno giocato metà stagione prima in Ucraina, poi in Lituania, non mi ricordo per le squadre. Faccio pubblica ammenda. Ruzier, Ores, Luciano taglia dentro l'area, ignorato, lui che si palleggia sul piede. Sempre 37-34, ho passato 1 minuto e 12 secondi di terzo periodo di questa finale, terzo quarto posto, torneo organizzato dal Veritas 382, dalla città di Caorle, dal comune, con la collaborazione del pallacanestro Caorle. Fabi a segno con il canestro dell'argentino. Locotan per Dulkis, ignorato, si affida a Murbigiano per riprendere il pallone. Fabi si impegna in difesa, prende anche una buona stecca in faccia. Vuole il fallo antisportivo, i tre in arancio sono di giusto parere avverso. Santinelli. Bella palla di Fiber Williams, extra pass per Rinaldi, solita serie di finte, riesce a tirare però tiro errato. Ruzier, Moore, Dulkis servito da Res, non va la sua tripla, Fantinelli strappa il pallone. Unico canestro del quarto, tiro di Fabi per Treviso. Lei ancora quota 0 questo terzo periodo. Williams, slip di Powell, Williams jump dalla media, errore, Moore si affida solo le sue lunghe leve, rimbalzo quindi non arriva, scaturisce una palla persa e Williams trova il canestro del contro sorpasso trevigiano. 38-37 per Treviso, 7 minuti sul cronometro. Ruzier, Moore non riesce a controllare il pallone, un po' saponetta Moore, poi Powell porta a casa il fallo di Res. Pronto secondo dei cambi Peric per Venezia, esce Viggiano. Quindi quintetto quanto lungo questo play con Peric, Moore e Ress in campo assieme. Fantinelli, Rinaldi alza la palla per Powell ma è troppo lunga, Moore copre il pallone, Dulkis alza per Peric. Rinaldi però lo placca quasi in maniera rugbistica. Su 2 per Peric, 38 pari punteggio, 6 minuti e 38 secondi alla fine del terzo quarto. Williams, pick and roll pronto con Powell, Williams non lo sfrutta, attacca il fondo, tiro errato, Peric strappa il pallone, lo porta su lui, servito Ress, arriva Ruzier, pick and roll tra i due, Ress anzi un pick and pop a spazio, tripla lunga, smanaccia Fabi, però non è una grandissima idea perché poi arriva le mani di Ruzier. Moore della media, tabellata non delle migliori. Peric però a rimbalzo è un fattore, porta a casa il fallo. Fallo di Fabi che sta soffrendo rimbalzo contro
Peric. Tiro libero però è corto per il giocatore croato. Anche il secondo è corto, Moore a rimbalzo. Non è tagliato fuori, è in tappin. Segna questo di più 2, 38-40 per la Reyer. Momento non dei migliori in fase di rimbalzo difensivo per Treviso. Coro dei ragazzi di Treviso per Frank Vitucci. Quanti lei sta per perdere il pallone? A scheda dei 24. Trova la tabellata di Dios. Bel canestro questo di Fantinelli. Dulkis, centro dell'area, tiro lungo. C'è un fallo rimbalzo. Credo un fischio danni di Powell. In ritardo su Muro. Sul fallo di Powell. Esce appunto Powell, trovato di tre falli, entra Vedovato, anche lui tre falli, come anche Rinaldi a tre falli, tutto il settore lunghi di Treviso, trovato di tre penalità. Ruzziar contro Williams e lo frega per bene Ruzziar. Fantinelli, Williams. Ora Fantinelli, Vedovato marcato alla perfezione da Res. Fantinelli si butta dentro, trova il pertugio per Williams, in e out, rimbalzo di Moore. E poi combina una carambata, regala il pallone a Fantinelli. 42 pari il punteggio, regala il pallone e canestro annesso. Dulkis, Ruzziar, pick and roll con Muro, un pick and pop, Ruzziar si mette in proprio, tiro corto, Rinaldi strappa il pallone, apre per Williams, c'è la metà campo difensivo della Reyer, forse c'è il fallo di Dulkis, Ruzziar però non riesce a portare a compimento il recupero, trascina fuori il pallone. Sono curioso di vedere quanti minuti aveva a disposizione Ruzziar. Va come compagno di reparto Phil Goss e Julian Stone. Sicuramente una delle note più positive per la Reyer di questi due giorni è Carl. Fatto Williams, alza l'arcobaleno, trova il canestro più 2. Moore, stoppato da Fabi, dove fallo Moore. Muro attacca Rinaldi, volta lì in testa. Muro completamente fuori partita in questo istante. Beccato anche un po' i tifosi di Treviso. Tre scelte, non delle migliori consecutive per Muro. Williams, gli scivola la maniglia, ma bella idea di Rinaldi. Time out contro la panchina della Reyer, che in attacco si è più che altro affidato a soluzioni personali. Partita comunque apertissima e comunque bella da vedere. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff.
Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente, tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Squadre in campo, facciamo un po' d'ordine con i quintetti. Treviso maglia bianca, numero 13 Fantinelli, 7 Williams, 10 Fabi, 15 Rinaldi, 20 Vedovato. La Reyer maglia oro granata, nel parquet con il numero 10 Ruzier, 16 Big Ben Horton, 9 Moore, 4 Perici, prende una tripla fuori dagli schemi, però trova il canestro. Chiude il quintetto numero 44 Dulkis, 45 chi difende, 44 chi attacca. Derby vero, partita punto a punto. Rinaldi, Williams,
Fantinelli contro Dulkis, Fantinelli in allontanamento, solo Cotone, bel canestro di Fantinelli che ha fatto una bella partita questa sera. Luzier, Ortner, fino in fondo Fantinelli, tiro stato errato, Williams cattura il pallone ma il piedone sulla linea, infrazione, rimessa nelle mani della Reyer, entra Charon, esce Moore, abbassa il quintetto la Reyer. Ortner da 5 e Perici da 4. Dulkis, resta un tempo l'Antonella Riva, il tiro non va. Bezzo fa la voce grossa a Fabi, sempre un punto tra le due squadre. Due minuti e 20 a fine del terzo periodo. Fabi contro Luzier, lo spinge con le mani invece con l'avambraccio. A termini di regolamento questo è giustamente fallo. Messa nel fondo per Fabi, servito Fantinelli, palla un po' troppo pretenziale per Vedovato, Peric la recupera in un sol boccone, Ruzier pesca Dulkis, non è in fuorigioco Dulkis, per questo è un altro sport. Bellissima palla di Michele Ruzier, Dulkis segna canestro del più 2, adesso c'è alternanza costante nel punteggio, 47-46. Tanto sono anche le squadre che giocano la finalissima delle 20:30, ovvero Lokomotiv Krushnodan contro Sidigas Avellino, Anthony Randolph. Peric obliterato da Vedovato, boato della brigata bianco-blu. Fantinelli, un battito di Williams, Peric strappa la lampadina, dicevo è anche Anthony Randolph, giocatore NBA ex New York Knicks con look alla tedesca, ovvero calza bianca e ciabatta. Beh, e d'altronde se non sbaglio Anthony Randolph è appunto cresciuto in Germania, parla tedesco meglio di me l'italiano, ma parleremo di lui, della sua ciabatta e calzino durante la finalissima. Rimaniamo concentrati qui, 64 secondi alla fine del terzo periodo, 47 Reyer, 46 Venezia, Gianna di cambio, è uscito Vigiano, poi è entrato Vigiano, è uscito Dulkis, è entrato anche Pinton al posto di Williams per Treviso, è entrato anche Negri per Fantinelli. Peric capisce tutto, si fa ingolosire dal miele, però Fabi protegge bene, porta a casa il fallo, non è in regime di bonus Venezia, ci arriva adesso, si prende quindi con rimessa laterale, 56 secondi alla fine del terzo periodo, sempre più uno per Venezia. Pinton servito da Negri, doppia uscita per, anzi unica uscita per Fabi, però viene ignorato Pinton, commette una cosa brutta da vedere, perde una palla banale e c'è Ron, segna, subisce il fallo l'ex bombo del giovedì della Reyer. In sacca tiro libero aggiuntivo Charon, 3 punti per lui più 4 per la Reyer, massimo vantaggio 50-46 per l'Oro Granata. Pinton là di contro Ortner, bella palla per Vedovato, tiro esce, a rimbalzo Negri si impegna, l'ultimo tocco di Vigiano, nonostante le tre maglie Oro Granata, l'ultimo tocco è di un
del giocatore della Reier. 3 contro 1 comunque non l'ha portata a casa la squadra di Coach Calcati. 17 secondi alla fine del quarto, non può andare fino in fondo Treviso, discrepanza di 3 secondi nei due cronometri. Penton 10 secondi per andare il tiro, 12 alla fine del terzo periodo, 5 secondi per andare il tiro. Penton del parcheggio per la Sport di Cauro, le tiro lungo, oltre una cattura, rimbalzo, tira una preghiera nonostante la mancanza di 3 secondi da metà campo, che stava per trovare la via del canestro. Arriva però il fischio del tavolo, la sirena di fine terzo periodo, 50 Rai Venezia, 46 Treviso, fuori i mercanti del Tempio. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto.
Ultimi 600 secondi di Re Venezia De Longhi, Basket Treviso, derby del nord-est, partita che vale il terzo posto nel trofeo internazionale città di Caorle, partita molto sentita tra le due città, infatti è partita vera, 50-46 il punteggio per la Rayer Venezia. Facciamo un po' di ordine con i quintetti base. Rayer attacca con il numero 33 Ceron, con il numero 10 Michelino Ruzziari, con il numero 22 Jeff Vigiano, con il numero 16 Big Ben Ortner, con il numero 14 Ervoye o Crue, chiamato come volete, Peric, talento croato. Risponde la De Longhi Treviso con numero 7 Coron Williams, numero 4 Pinton, con numero 16 Negri, con numero 14 Marshawn Powell. Chiude con Cefarelli con numero 12 coach Pilastrini. 2 su 2 di Viggiano, 52-46 punteggio. Altro massimo vantaggio per la Rayer, più 6, Rayer che ha visto i sorci verdi nel primo periodo. Pinton, bella palla per Powell anche se schiacciata. Tabellini anche fine terzo periodo, profitto e leggo subito nel 50 punti della Rea, anzi nei 52, 7 di Peric, 8 di Cameron Moore, 8 di Ruzziar con 11 valutazione, il migliore per Venezia, anzi la migliore è Peric con 13, 5 punti di Res, 3 punti di Ortner, 6 punti di Vigiano, 3 punti di Ceron, 12 punti di Dulkis. Nei 46 di Treviso, 15 di Williams, 2 di Pinton, 9 di Agustin Fabi, 10 di Fantinelli, 2 di Powell sottotono questa sera, 4 di Rinaldi, 4 di Negri. Con i dati a rimbalzo, vantaggio Rayer 29-20, da 3 punti molto male Rayer Venezia, 15%, 2 su 13, un po' meglio Treviso, anzi decisamente meglio, 4 su 10, 40%. Approfitto del time out per andare avanti un po', leggo un po' di statistiche. Dal 2 tira meglio la Rayer, 57%, 17 a 30, 15 su 36 c'è per Treviso, 42%. Anche se questo ritmo latino mi sta sconcentrando, vado avanti con le statistiche. Dalla lunetta non benissimo la Rayer, 10 su 16, 63%. Fa peggio Treviso, 4 su 8, 50%. Punti in aria, dominio Rayer, 24 a 14. Finito il time out, squadre pronte a entrare in campo. Quintetto della Rayer è composto dal 10 Ruzziere, 33 Ceron, 22 Vigiano, 4 Peric, 16 Ortner. Treviso risponde numero 8 Pinton, 7 Williams, 12 Cefarelli, 16 Negri, 14 Marshawn Powell, 52 che attacca, 46 che difende, 8 e 48 alla fine delle ostilità. Ruzziar, Peric, Ruzziar dall'arco di 3 punti in faccia a Williams che rimane un po' basito. 14° punto per Ruzziar. No, 11° punto, scusate. Powell contro Ortner. Duello alquanto intenso. Powell trova lo spazio, gli manca un po' la gamba, insomma è stanco anche di ieri.
tiro errato, Venezia recupera il pallone di squadra, Ruzier orchestra l'attacco lagunare, Viggiano, piccolo con Ortner, Charon attacca al centro dell'area, perde una palla banale, Penton danza, danza veramente come un ballerino russo qua Penton. Bel movimento di Penton, poi si fa male, aia, aia, spero non robe serie, però ho visto proprio, proprio mancata la gamba. Spero niente al ginocchio, però già vederlo in piedi è un sospiro di sollievo. Claudicante esce, però per fortuna nulla di grave, almeno così sembra. Fatto numero 11 Paolo Busetto per Treviso, fa il soldo del match. Ortner, Viggiano da tre punti in faccia a Negri, solo Cotone, e adesso la Rayer va 58-46 più 12. Per Venezia, Powell, mancato un po' lui questa sera, d'altronde davanti comunque ha dovuto affrontare Ortner, Res, e Peric e Moore. Negri, sesto punto per l'ex Virtus Bologna. Ruzier, Peric, Ortner contro Cefarelli, Viggiano, altra tripla lunga, rimbalzo di Cefarelli che fa benissimo, taglia fuori, riparte quindi la De Longhi Treviso. Williams, Powell contro Peric, ultimo tocco di Peric, cambio per Venezia, entra Dulkin, si esce Ruzier. Nel secondo tempo passa di 21-12 in favore di Venezia, ha cambiato decisamente marcia dopo i primi 10 minuti non dei migliori. 58 che attacca, 48 che difende, 6 minuti e 12 secondi alla fine. Peric per Ortner, che se è in ritmo questo tiro lo mette, e infatti lo mette. Negri, Troviggiano, tiro corto, Peric strappa il pallone. Viggiano attacca il fondo, vede la palla per Cerò, mette a posto i piedi, numero 33, tiro corto. Gioca per i Maker Negri per Treviso. Ma si chiama Pollice, si interrompe il blocco, però Powell, scusate, si interrompe lo schema. Ceron ruba pallone a Negri, si vuole in contropiede, va per il layup. Quinto punto con Marco Ceron, 62-48. Treviso in questo momento non c'è. Ho ben capito qui, fallo antisportivo Cefarelli. Insomma, Peric è andato molto duro per recuperare il pallone, prendendo mano, braccia e tutto quanto. Cefarelli non mi sembrava in questo, fatto tutto questo fallo. Due tiri liberi e messa laterale, quindi per Venezia. Due tiri liberi sono per Peric,
Treviso è stato tolto Busetto e rimesso Agustin Fabi, però sembra che i boi siano ampiamente scappati dalla stalla. Uno su due per Peric, che non ha proprio sta grande mano della lunetta, però uno che ci mette sempre tanta energia. Ortner attacca Ceffarelli, Dulkis dall'arco di tre punti, corto. Negri testa bassa, Williams testa Dulkis che era scivolato. Dulkis si porta il pallone quasi fuori, lo recupera Williams e poi alza il lob per Marshawn Powell che decolla. Due non si capiscono bene, nasce una palla persa, però un bel contropiede di Treviso. Time out chiamato dalla panchina di coach Pilastrini. 63 per Rayer, 50 per Treviso. Fine time out, tornano i gladiatori nell'arena, Treviso in campo, numero 16 Negri, 10 Fabi, 12 Ceffarelli, 14 Powell, 7 Williams, replica la Reyer con numero 11 Volpin, 33 Ceron, 44 Dulkis, 4 Peric, 16 Ortner. Blocco tandem per Ceron, ignorato, ha subito Peric, finta del consegnato con Dulkis, consegnato arriva Volpin, Peric da tre punti, ce l'ha questo tiro, solo Cotone, ma col piede pesta la linea, sono due invece che tre, ma comunque due buoni, 65 a 50. Powell, parcheggio del passport di Carle, il tiro è corto. Altro rimbalzo per Roy e Peric, Ceron 3.30 alla fine dell'ostilità, più 15 per la Reyer, Ceron anche lui da lontanissimo, il tiro di Sbilenko, momento non di grande pallacanestro, Williams subisce il fallo di Dulkis. Williams. Ora Williams deve inventarsi qualcosa, quanto se ne prenderà il tiro Williams su Ceron, il tiro è lungo, però Williams si fa male male cadendo. Storta la caviglia, speriamo nulla di serio, anche se si dimena parecchio Williams. Peccato. Speriamo nulla di serio. Williams deve uscire a braccia, non riesce a appoggiare il piede.
Però nulla di serio, poi sta quanto deodorante Williams. Ha preso quel tiro di allontanamento al 37esimo, ha ricevuto la gamba. È entrato Busetto al posto di Williams. Paric, infrazione di passi. Ultimi 154 secondi. Rinaldi ancora per Negri, siamo proprio negli ultimi scampoli di partita, più 15 per la Reier. Negri fino in fondo, bel canestro qui di Negri, 8° punti, una bella partita. Paric sbaglia un tiro comodo, rimbalzo di Powell. Se vuole incontrare 4 contro 3, Busetto, skipper Fabio, mette a posto i piedi, in e out, rimbalzo ancora di Powell. Fabi, arcobaleno, la fa solo sfiorare a Moore. Abbattuto Paric da Powell. Esce Powell dentro a Ceffarelli. Esce Volpin, entra Jamal Tinsley. No, non si chiama Jamal, ma volevo dirlo. Thomas Tinsley. Ragazzo che abbiamo visto in questi anni giocare con l'Under 19 della Real Venezia, 2 volte vice campione d'Italia consecutivamente. Non va. I due tiri liberi di Paric, 0 su 2, più 11 per la Reier, 90 secondi alla fine della partita. Fabi, Busetto, tiro corto, Dulkis 3 contro 2, arriva anche Paric a rimorchio, Dulkis si addormenta, recupero di Negri che serve Fabi, Luzia l'ostacola, ma Fabi trova la via del canestro, meno 9, 65-56. Un minuto e 5 secondi alla fine della partita. Paric, Tinsley, ora Dulkis, Moore, la palla per Luziano, ho giocato il cronometro, Michele, 2 secondi per andare il tiro, triple scale di 24. Fabi si impegna a rimbalzo. Beh, eventuale triple metterebbe un po' di pepe in questi ultimi 40 secondi. Rinaldi attacca Moore, salico per Ceffarelli, ora Rinaldi deve tirare, tiro non è dei migliori, riparte Dulkis, Moore, può andare fino alla fine, c'è discrepanza di un secondo la Reier, 10 secondi alla fine della partita, è stato un bel derby, 65-56 per la Reier Venezia, che arriva terza quindi al torneo internazionale Ciao di Carle, però ha fatto vedere bella palla canestro, buone cose, tanta grinta la palla canestro Treviso, targato dei Longhi, qui vanno i complimenti miei di Sport Television, complimenti facciamo anche alla Reier Venezia.